Una forte esplosione che avvolge un edificio battente bandiera del regime, un carro armato ribelle che risponde al fuoco sotto una salva di colpi di artiglieria. Le immagini arrivate tramite i social media mostrano la cruenza dei combattimenti in corso ad Aleppo, nel nord della Siria, tra gli insorti e l'esercito fedele a Bashar al-Assad. La fine dei bombardamenti, insieme all'ingresso degli aiuti umanitari, è una delle richieste contenute nella risoluzione in discussione all'ONU. La bozza, redatta da Australia, Giordania e Lussemburgo, dovrebbe essere votata dal Consiglio di Sicurezza venerdì, anche se ancora non è chiara la posizione della Russia. Mosca ha già detto che non accetterà soluzioni sgradite a Damasco, ma un eventuale ok potrebbe permettere l'evacuazione di migliaia di civili dai teatri degli scontri, come è avvenuto questa settimana ad Homs.